Ok, salve, buonasera a tutti e benvenuti al primo appuntamento della nuova ottava che inizia proprio con la seduta odierna, con una seduta dove praticamente i listini europei chiudono all'insegna della parità, quindi non, appunto, non ci sono dei movimenti abbastanza importanti. DAX chiude a più 0,16%, l'IBEX a più 0,11%. Il CAC di Parigi invece si mantiene sulla parità, il FTSE a più 0,13%, mentre invece la migliore performance è data dal FTSE MIB con l'1,71%. Quindi l'ottava dei mercati è iniziata appunto con una maggiore distensione, grazie soprattutto ai cambiamenti sul fronte politico francese, dove il candidato democristiano François Bayrou ha offerto la propria alleanza al candidato di centro-sinistra Macron. La notizia è stata valutata positivamente dai mercati perché riduce la probabilità del candidato socialista Hamon. Macron sembra aver preso piede nei sondaggi che lo danno al secondo turno con Marine Le Pen. L'ha commentato Beffi, capo economista della francese Exane BNP Paribas. Le ricadute si sono avvertite immediatamente sul mercato dei titoli di Stato, con gli spread rientrati sotto i livelli di guardia toccati la settimana scorsa. Mentre invece negli Stati Uniti gli ordini di beni durevoli salgono oltre le previsioni, stando ai dati preliminari, gli ordinativi sono saliti dell'1,8% a gennaio, dato in netto miglioramento rispetto al meno 0,8% di dicembre e sopra l'1,6% stimato dagli analisti. Domani invece, martedì 28 febbraio, abbiamo, per quanto riguarda, diversi market mover. Si parte già alle ore 11 con l'indice Core dei prezzi al consumo nel mese di febbraio, alle 14:30 il prodotto interno lordo americano, sempre allo stesso orario la produzione industriale del Canada e poi abbiamo la bilancia commerciale degli Stati Uniti alle 14:30 e la fiducia dei consumatori alle ore 16. Bene, questi sono i miei riferimenti, mi contatto la mia mail, il link per poter iscriversi alla diretta live e la chat Telegram. Ora passiamo direttamente a vedere un po' quello che sta succedendo, soprattutto per quanto riguarda l'euro-dollaro. Quindi abbiamo un euro-dollaro che al momento sostanzialmente, appunto come già indicato stamattina durante la diretta live, ci troviamo sempre all'interno di questi due livelli, esattamente a 1,0649 ed a 1,0515. Quindi al momento non c'è una direzione ben precisa, appunto indicata dalla coppia, quindi al momento resto un attimo in attesa per poter decidere poi cosa fare durante le prossime ore o sessioni. Mentre invece per quanto riguarda il dollaro yen, stamattina ho dato una indicazione. Allora, sul dollaro yen rimaniamo quindi in una situazione in cui in pratica siamo ancora sotto 113,02, quindi rimaniamo nonostante che c'è questo movimento rialzista. Questo movimento rialzista che in pratica dobbiamo vedere praticamente nel corso della prossima seduta quello che succede. Ovviamente l'idea è quella di poter rientrare nuovamente short con la possibilità appunto di vedere come chiude stasera il mercato. Poi sto valutando anche Euro AUD in pratica su settimanale resta una indicazione di vendita. Un attimo solo che si attiva. Eccolo qua. Allora, su settimanale, quindi praticamente siamo un'indicazione short e ovviamente entreremo a mercato short sul giornaliero sotto 1,30, in caso di una chiusura a 1,3787. In questo momento c'è questa correzione proprio sul livello statico a 1,3787. Quindi attendiamo che cosa succede.
nel corso a chiusura della giornata odierna o massimo per domani mattina. Poi passiamo a Eurocad. Allora, sempre per quanto riguarda Eurocad, invece abbiamo sul settimanale, resta un, siamo ancora sopra 1,38,17, quindi c'è questo rimbalzo già nella scorsa settimana che continua anche nella seduta odierna. Che dire, ovviamente se si rimane così potremmo tentare un ulteriore movimento long fino ad arrivare a 1,41,14, quindi su H4 ci troviamo sopra la media 21, abbiamo diversi movimenti sopra la media 21, quindi vediamo cosa ci offre il mercato nelle prossime ore o sedute. Mentre invece la situazione più interessante, che già sto monitorando da stamattina, resta sempre AUDN. Allora, su AUDN abbiamo AUDN sul settimanale potrebbe partire un movimento ribassista se chiudiamo, se il prezzo riesce a chiudere sotto 86,05. Al momento c'è una, questa correzione, questo rimbalzo appunto su 86,05, ciò si evince soprattutto meglio anche su H4, vedete? Quindi vediamo un attimo quello che succede nel corso della, della serata. Poi abbiamo anche sterlina dollaro New Zealand, sterlina dollaro della Nuova Zelanda, altra situazione interessante. Allora, bene, in questa situazione qua praticamente siamo sempre, vedete, abbiamo diversi rimbalzi su 1,74,53, quindi il prezzo si è bloccato sotto 1,74,53. Sul giornaliero attendo una indicazione quindi chiara di vendita, la stessa cosa ovviamente attendo una anche su H4 cercherò di poter migliorare un ingresso a mercato short nelle prossime ore. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione e quindi ci aggiorniamo direttamente nella diretta live di domani mattina alle ore 8:30. Grazie mille e grazie per l'attenzione.